Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con la video recensione del quinto episodio della quinta stagione di Once Upon a Time andato in onda ieri sera negli Stati Uniti. Devo dire che è stato un episodio positivo, ma ho anche alcune critiche da fare. Comunque andiamo con ordine. Partiamo con Emma che dice a Regina di essere diversa da lei. Infatti, cara mia, non le pulisci neanche le scarpe, quindi shut up e vai proprio. E a proposito di questo, ma quanti adorabile Regina, che è gelosissima del primo amore del figlio. E continua con girlfriend, what girlfriend, what's not your girlfriend? Cioè, a modo interrogatorio, no, fantastica, mi ha fatto morire dalle risate, soprattutto con lo sguardo assassino fatto a Hook che vuole rendere Harry il nuovo Casanova del millennio. Fantastico. E devo dire che il povero Harry si ritrova in mezzo a delle figure maschili che sono peggio di un branco di comari. In primis il nonno, che non si tiene mai un cecio in bocca e è sempre a spiattellare tutte le cose che scopre agli altri. Però comunque David in questa versione gossipara, che sorride compiaciuto di quello che fa il nipote, mi fa sempre molto divertire, molto carino. E parlando poi proprio di Harry, devo dire che ho apprezzato tantissimo la performance di Gilmore di questo episodio. L'ho visto davvero cresciuto. Io ho sempre scherzato sul fatto che diventando preadolescente ha assunto questa creepy voice, però devo essere sincera, è molto cresciuto dagli inizi. In questo episodio ha veramente reso autentiche tutte le sfumature di un primo amore, quindi l'entusiasmo, il voler essere migliori, l'essere imbranati nel momento in cui ti ritrovi la ragazzina che ti piace davanti e il dolore totalizzante che ti dà la persona che per prima ti spezza il cuore. Quindi davvero complimenti, ho apprezzato tutto, ho avuto una grande espressività, degli sguardi che comunicavano molto, dalla tenerezza alla sofferenza, quindi davvero chapeau. Non posso dire la stessa cosa invece di Jennifer Morrison. Ormai dopo 5 episodi non posso che concludere che in versione oscura assolutamente non ha un senso. Adesso alla piattezza e l'inespressività si è aggiunta anche la bocca all'ingiù, roba che gli sceneggiatori dovrebbero dare testate contro il muro da qui all'eternità per aver deciso di farla passare dal lato oscuro. Sarò io cattiva, ma proprio non capisco chi può apprezzare e amare questa attrice per le sue interpretazioni in questa serie. Due note molto positive, ma quanto può essere figo Merlino. Devo dire che in questa serie TV la giovinezza e la buonaggine danno veramente un calcio alla leggenda ed è sempre cosa molto più che gradita. Non solo c'è Arthur, che come avevo detto all'inizio nel mio immaginario è più un vecchietto, insomma un signore di mezza età, ma addirittura Merlino, che è sempre stato questo vecchio dalla barba lunga. Ci ritroviamo a essere un figaccione della migliore specie, quindi grazie ai sceneggiatori per questo regalo. E soprattutto mi domando chi mai possa essere questa donna che l'ha distrutto, che gli ha fatto versare le sue lacrime. Può sembrare strano, ma un po' perché vorrei rivederle, un po' perché sarebbe secondo me una buona trovata, io mi dico che lui possa essere il padre di Lily e quindi che la donna che l'ha fatto soffrire possa essere Maleficent. Forse una stupidaggine, ma mi piacerebbe tanto come scelta. Altra nota poi più che positiva è il training tra Meride e Rumple. Il vedere l'ex oscuro, ormai ridotto un po' a un vegetale che non pensa di poter fare niente, non pensa di poter essere valoroso e viene sfidato da questa giovanissima donna super cazzuta che per salvarsi è disposta a tutto e quindi anche all'impossibile, cioè trasformare un codardo in un eroe è veramente notevole. Bellissima accoppiata e spero che continuino a darci tante soddisfazioni. E se ci sono delle note positive, ovviamente ci sono anche delle note negative. La prima, che proprio non mi è andata giù, è il vedere la scena degli acchiappasogni durare 5 secondi. Io dal promo mi ero prefigurata una Emma che sprofonda nel dolore, però perché i ricordi hanno la meglio, quindi che lei ripensasse a Neil, ripensasse a tutto il suo passato, mentre invece entra in questa stanza, piange per 5 secondi senza un motivo ben precisato, comunque ben delineato. Sì, parla di Neil col figlio, ricordando la canzone, eccetera, ma non capisco il perché non aver sfruttato una scena che poteva avere un grande pathos e un grande potenziale. E altra cosa che non ho apprezzato è il vedere l'incantesimo di Arthur distrutto in pochissimi minuti. Cioè Emma scopre la verità, va da Regina, spezzano il tutto. Io speravo che fosse portato avanti per un po' più di tempo, di vedere i buoni contro il loro stesso schieramento e quindi creare situazioni in cui Regina non capisce più da che parte si trova, non capisce più come gestire il tutto. Secondo me hanno sprecato un buon potenziale. Ad ogni modo, in tutto ciò il colpo di scena finale è stato stratosferico. Il vedere Emma che emula Cora, nonostante abbia dichiarato che una madre del genere proprio non se la spieghi, è stato bellissimo, anche perché questo leitmotiv del non esistono buoni né cattivi, ma ci sono soltanto persone che hanno mille sfaccettature, che magari pensando di fare il bene di qualcuno in maniera più o meno conscia si ritrovano a fare delle azioni deprecabili, è uno di quei leitmotiv che io vorrei vedere ad oltranza, perché è vero, ci troviamo nel mondo delle favole, ci troviamo nel mondo del vissero felici e contenti, il mondo in cui c'è sempre un lieto fine, però pur concesso l'arrivare sempre ad un lieto fine,
fine, è bello arrivarci delineando dei personaggi a 360 gradi, che hanno più sfumature, che sono quindi più veri, più autentici e non così inverosimili e così calati in un mondo tutto loro, anche se quello di Storybrooke e The Enchanted Forest è un mondo che non è il nostro. Perciò apprezzatissima questa scelta, apprezzato il muro che si è alzato adesso tra Harry ed Emma, vedremo se lei sarà in grado di abbatterlo, apprezzatissima Regina che quindi per l'ennesima volta si schiera dalla parte del figlio ed è disposta a tutto pur di proteggerlo, e quindi staremo a vedere come proseguirà il tutto. Per adesso quindi ci fermiamo qui, io vi do appuntamento la prossima settimana con una nuova video recensione, vi lascio in info box il link alla mia pagina Facebook e vi invito ad iscrivervi al canale e ai miei social. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!